Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché dopo 8 giorni di latitanza è stato catturato dai carabinieri Massimo Fantauzzi, 46enne di Montesilvano, accusato dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il ragazzo di 21 anni ucciso con un colpo di fucile nella notte tra venerdì e sabato scorsi al pub Birra di Via Verrotti, sempre a Montesilvano. L'uomo è stato trovato a Montesilvano Colle, non distante dal luogo dove viveva, non ha trovato rifugio in questi 8 giorni, ma ha vagato per le campagne giorno e notte. Intanto andiamo proprio in collegamento a Pescara, dove c'è il nostro Alfredo Primante. Alfredo, linea a te per le ultimissime proprio sugli sviluppi di questa cattura. Conducono a lui circa la responsabilità, sono abbastanza per noi evidenti, anche se poi logicamente andranno verificati in un quadro ulteriormente da approfondire anche nella fase processuale, questo è indubbio. Grazie colonnello. Colonnello, avete ricostruito un po' la vicenda, lei aveva parlato subito di un litigio, insomma, che elementi avete in questo momento? Ma io adesso non vorrei parlare troppo dell'attività di indagine perché non è anche prematuro, per cui volevo solamente dare la notizia che Fantauzzi Massimo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pescara e dai carabinieri anche della Compagnia di Montesilvano, i due reparti che hanno lavorato fianco a fianco in questi giorni. E non dimentichiamoci che Fantauzzi era colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica, in particolare del Pubblico Ministero del Dottor Pompa, e per cui per effetto di questo provvedimento, che in questo momento lo ritiene responsabile dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, è stato tratto in arresto nella mattinata odierna. Si è consegnato, l'avete trovato voi? Dunque, questa mattina noi avevamo, al pari degli ultimi giorni, delle ultime ore direi, una serie di attività molto forti sul territorio. Nelle ultime ore avevamo fatto delle perquisizioni in abitazioni e in zone che ritenevamo essere frequentate dal fuggiasco. Questa mattina nella zona dei colli tra Pescara e Montesilvano, perché ormai avevamo individuato che il raggio d'azione dove poteva trovarsi il latitante fosse questa mattina, dicevo, avevamo ancora dei servizi in atto perché stavamo accingendoci a fare ulteriori ingressi in altri immobili, e per cui la zona era, diciamo così, frequentata da numerosi servizi sia in borghese che in uniforme e con macchine di istituto. Questa attività di pressione, anche per effetto dell'elicottero che nei giorni scorsi c'è stato, ha fatto sì che lui uscisse allo scoperto e appena visto la prima macchina utile nostra si è consegnato. Grazie al colonnello Riscaldati che ci ha illustrato, insomma, i dettagli di questa operazione. Jacopo, devi darmi un attimo di tempo. Sì. Sì, Alfredo, riprendiamo la linea da studio. Abbiamo sentito le parole del colonnello dei carabinieri Marco Riscaldati, che insomma ha ricostruito la dinamica di quella che è stata la cattura di Massimo Fantauzzi. Avete sentito anche più o meno i luoghi tra la zona tra i colli di Montesilvano e Pescara. È stato trovato l'uomo accusato di essere il killer di Antonio
Bevilacqua, ucciso praticamente una settimana fa, tra venerdì e sabato, al pub Birrami di via Verrotti a Montesilvano. Come avete potuto ascoltare, insomma, una volta accerchiato, di fatto si è consegnato alle forze dell'ordine, dunque dopo le formalità di rito dovrebbe essere ascoltato con l'assistenza di un legale dal magistrato che conduce l'inchiesta relativa all'omicidio di Antonio Bevilacqua. Lo ricordiamo, un delitto scatenato probabilmente da una lite precedente e da un evidentemente da un'offesa di troppo, che ha scatenato l'ira omicida del killer. Dunque, dopo 8 giorni termina la latitanza di Massimo Fantauzzi. Tra poco torneremo proprio a Pescara in diretta con il nostro Alfredo Primante per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti su questa che è una notizia arrivata davvero pochi minuti fa. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, rimanendo a Pescara, perché la giunta si è riunita in conclave per stilare le linee programmatiche di fine mandato. In testa alle priorità: opere pubbliche e manutenzione della città. Vediamo. Un documento per programmare l'azione amministrativa dell'ultima parte di consiliatura e un confronto sul futuro della città con i consiglieri di maggioranza. E il programma del conclave, nel quale il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha riunito tutta la sua giunta all'Aurum di Pescara. Tanti temi trattati, a partire dal triennale delle opere pubbliche, passando per il bilancio e la manutenzione della città. Sembrano essere alle spalle le polemiche seguite all'ultimo rimpasto di giunta, che non pochi grattacapi ha creato sia al primo cittadino che ai vertici del PD. La nuova squadra di governo, dice il sindaco, deve riprendere con slancio l'azione amministrativa per finire nel migliore dei modi il quinquennio, arrivando pronti all'appuntamento elettorale. A 2/3 del nostro mandato elettorale consumato dobbiamo definire un'agenda di fine mandato. L'agenda di fine mandato sono gli obiettivi strategici di qui al giugno 2019, allorché ci saranno le elezioni generali, e significa elaborare un documento che poi approveremo anche con un atto di indirizzo di giunta, in cui fissare temi prioritari. I temi prioritari sono sempre quelli volti allo sviluppo e alla crescita della nostra Pescara. Dalle occasioni di trasformazione urbana ancora aperte, penso alla questione di risulta, alla articolata partita sulla urbanistica e sulla mobilità, che sono argomenti connessi, e poi c'è naturalmente il tema dei servizi da erogare in modo sempre più efficace e direi anche congiunto nella prospettiva di area vasta e di grande Pescara che arriverà a breve. Questo è ciò su cui ci confrontiamo, con una seduta mattutina in cui ci sono l'illustrazione da parte dei singoli assessori, con naturalmente un'introduzione del sindaco degli ambiti di competenza, e poi il pomeriggio di discussione e confronto con i consiglieri per appunto poi procedere alla redazione di un documento, perché è bene che poi rimangano tracce documentali per l'appunto sul cosa fare per i prossimi 20 mesi. Ci approssimiamo alla fine dell'anno, chiaramente arriva il bilancio. Pescara, da questo punto di vista, insomma, è un comune in predissesto. Quali saranno le linee guida? Pescara è un comune in predissesto, ma non da oggi. Noi l'abbiamo deliberato ufficialmente il 30 marzo 2015. E quindi noi proseguiamo su una via di risanamento dei conti, che però già dal 2018 offre delle opportunità, perché le previsioni di legge sono quelle per cui nel triennio iniziale ci sono contrazioni della spesa legate anche a previsioni di tagli lineari disciplinati ex legge. Aumenta la nostra capacità di spesa, che significa poter investire di più su una cosa che ci sta molto a cuore, cioè la manutenzione urbana, che deve essere la più grande opera pubblica della città e per la quale c'è bisogno di risorse sempre più adeguate. E poi la fine dell'anno, insomma, ci vogliono ancora dei mesi, poi faremo naturalmente tutti i bilanci del caso. Provincia di Teramo penalizzata nuovamente dalla riclassificazione delle strade fatta da ANAS. Il parlamentare del Partito Democratico, Tommaso Ginoble, attende risposte chiare dal Ministero a partire già dalla prossima settimana ed è pronto a portare avanti questa battaglia contro una vera iniquità. Lo ascoltiamo.
Di chi è la responsabilità? Guardi, io so che questo è frutto di un'interlocuzione nei mesi passati tra i vertici nazionali dell'ANAS, Regione, ANCI e UPI, un provvedimento che riguardava anche più regioni, se non sbaglio 9, e quindi c'è stata un'interlocuzione ai massimi livelli. Per quanto riguarda il nostro territorio, credo che soprattutto la rappresentanza dell'UPI e la Regione avrebbero potuto fare sicuramente di più dello zero spaccato che ci hanno dato. Come si può recuperare ora? Io la prossima settimana aspetto ancora una risposta in aula da parte del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sarà mia premura però la settimana prossima incontrare il sottosegretario De Caro e magari anche il ministro, con il quale giovedì abbiamo insomma scambiato due opinioni. Io non credo che questa modifica del provvedimento in atto sia possibile, nel caso lo fosse lo faremmo. Spero di poter far sì che un provvedimento futuro a breve termine possa essere inserito e possa essere corretto questo vulnus evidente, ma che fa un danno alla nostra comunità, al nostro territorio, un danno incredibile, se noi pensiamo che le infrastrutture, tutti considerano le infrastrutture il traino per uno sviluppo, per una crescita di un territorio. Lei ha detto che non è una questione di casacche, ma che è una questione di territorio. Sì, adesso io farò un appello a tutti, insomma, affinché su questo tutti possano essere vigili e dare il loro contributo. Ai miei colleghi parlamentari Tancredi, Sottanelli, ai consiglieri regionali, al presidente della provincia, al quale mi permetto di suggerire anche l'idea di un'azione amministrativa, insomma, per difendere, perché credo veramente che siamo stati penalizzati oltre ogni misura. Torniamo adesso a Pescara in collegamento con il nostro Alfredo Primante, perché ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto il telegiornale, che di fatto è la notizia della giornata. Come vedete, anche preso il presunto killer dell'omicidio, preso il presunto killer di Antonio Bevilacqua, ovviamente parliamo dell'omicidio di Montesilvano, catturato pochi minuti fa Massimo Fantauzzi. Allora noi a Pescara torniamo dal nostro Alfredo Primante, che si trova vicino alla caserma dei Carabinieri. Di nuovo buon pomeriggio, Alfredo. Prima abbiamo ascoltato le parole del colonnello Marco Riscaldati, che un po' ci ha fatto il punto su come è avvenuta la cattura questa mattina. Sì, Jacopo, prima nella concitazione del momento, perché purtroppo il colonnello è uscito un attimo per appunto incontrare noi giornalisti, e quindi abbiamo preso a volo diciamo la sua dichiarazione. Poi ci ha rilasciato anche un'intervista che manderemo in onda nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Sì, solo per fare un po' il punto della situazione, perché posso chiederti stato... Alfredo, perdonami nell'inquadratura, di togliere magari la mano che ti impalla nell'inquadratura. Ecco qua, perfetto, scusate. Adesso è perfetto. Il cellulare a volte fa degli scherzi brutti. Chiaramente è un collegamento approntato a volo, e quindi ci scusiamo anche per la qualità non ottimale delle immagini. Dicevo, Fantauzzi è stato preso questa mattina attorno alle 9, si è praticamente consegnato, perché i carabinieri, come avete ascoltato anche dalle parole del colonnello Riscaldati, avevano costruito una ragnatela attorno a lui, che ha consentito appunto una cattura tra virgolette indolore del presunto killer di Antonio Bevilacqua. Tra l'altro, insomma, la cattura evita anche eventuali ritorsioni che sono state minacciate su Facebook, di cui non possiamo tacere. Chiaramente c'è anche chi aveva agitato, emesso una taglia sull'uomo. Chiaramente la cattura da parte dei carabinieri, da un certo punto di vista, ristabilisce anche un certo senso di giustizia. L'uomo in questo momento è sotto interrogatorio da parte delle forze dell'ordine, del pubblico ministero del Tribunale di Pescara, Paolo Pompa, che è titolare del fascicolo d'indagine su questo omicidio, sulla cui volontarietà non c'è praticamente alcun dubbio, perché lo ricordiamo, Fantauzzi
della notte tra venerdì e sabato scorso, intorno alle 2.50 nel pub Birrami, è entrato con fucile a pompa, a canne mozze, e ha sparato al viso un solo colpo ad Antonio Bevilacqua, il 21enne rom è deceduto praticamente immediatamente, sono stati vani anche i soccorsi. È chiaro che adesso bisognerà capire quali saranno le spiegazioni che Fantaluzzi darà alle forze dell'ordine, e capire qual è il movente di questo omicidio efferato, che a un primo momento era sembrato anche un omicidio di stampo mafioso, poi invece tutto è stato ricondotto, come sappiamo e come abbiamo ascoltato anche dal colonnello Riscaldati, ad un litigio purtroppo terminato in tragedia. Chiaramente il colonnello non si è potuto sbottonare più di tanto sul fronte delle indagini, che comunque ci ha detto fuori dai microfoni accesi proseguono. Lunedì ci sarà la conferenza stampa dei carabinieri per fare il punto su tutto quanto concerne questa indagine, ma ovviamente la cattura di Fantaluzzi pone la parola fine a questa spiacevole e bruttissima vicenda. Io, se non ci sono altre domande, vi restituisco la linea. Grazie, no, grazie Alfredo soprattutto per il collegamento tempestivo e anche per questa spiegazione e per le parole ovviamente del colonnello Marco Riscaldati, che ci hai fatto sentire qualche minuto fa. Ovviamente poi nel corso delle prossime edizioni torneremo sulla vicenda per fare il punto complessivo della situazione, ma la notizia principale, lo avete sentito, è stata proprio la cattura di Massimo Fantaluzzi questa mattina da parte dei carabinieri. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo della vertenza Honeywell ancora in fase di stallo mentre prosegue lo sciopero ad oltranza dei lavoratori. L'azienda non ha risposta ancora agli appelli della politica e dei sindacati a tornare a trattare con questi ultimi, che sperano nelle pressioni dei clienti della multinazionale per salvare lo stabilimento di Atessa. Vediamo. Nonostante la mobilitazione praticamente di tutta la politica abruzzese, vertici della regione compresi, al momento non ci sono novità di rilievo nella vertenza della Honeywell di Atessa. La multinazionale leader nella produzione di turbocompressori per auto e veicoli industriali non ha ancora risposto ai ripetuti appelli a tornare attorno al tavolo di trattativa per salvare 420 posti di lavoro e un presidio fondamentale per la Val di Sangro e per l'intero Abruzzo. Per questo continua lo sciopero all'oltranza dei lavoratori, che ha bloccato la produzione, un fermo che sta creando problemi ai clienti della Honeywell, a partire dalla Sevel dove si produce il Ducato, e anche sulla pressione dei clienti della multinazionale, che contano i sindacati per cercare di sbloccare una vertenza attualmente in fase di stallo. Si teme che la produzione possa spostarsi in Slovacchia, nonostante quello abruzzese sia uno dei migliori stabilimenti del gruppo franco-statunitense. L'appello che facciamo non solo alla direzione locale, ai francesi e agli americani, l'appello forte lo vogliamo fare anche ai clienti della Honeywell, che si diano da fare per sostenerci in questa vertenza, perché non è proponibile delocalizzare e procedere con l'ennesimo scippo del lavoro in Val di Sangro e soprattutto qui ad Atessa. Noi siamo stati uno stabilimento pilota all'interno della Honeywell. Siamo arrivati a circa 600 lavoratori con un indotto di quasi 400. Abbiamo fatto un piano industriale che ha previsto l'implementazione dell'HOS e ha prodotto tantissima ricchezza all'interno dell'ONU. Siamo stati i primi al mondo a fare l'HOS. Siamo stati lo stabilimento premiato più di un anno come miglior stabilimento all'interno dell'ONU. Dopo abbiamo fatto il primo piano strutturale di esuberi, con 80 esuberi, poi ne abbiamo fatto un altro con 40, adesso addirittura siamo arrivati al punto che ci vogliono chiudere. L'appello è di riconoscere i sacrifici che abbiamo fatto in questi 20 anni, e di riconoscere che lo stabilimento della Tessa è uno stabilimento uno dei migliori al mondo, e quindi di tornare indietro ai propri passi e di riconoscere quello che oggi i lavoratori chiedono a gran forza, il diritto al lavoro. Apriamo adesso la pagina di sport, perché tra pochissimo inizia Cremonese-Pescara. Allora andiamo a vedere con l'ausilio della grafica il turno di campionato che ci aspetta. Questo pomeriggio Bari Ternana, Brescia Foggia, Cremonese-Pescara, come detto, e ci sono già le informazioni ufficiali.
che tra un po' andremo a vedere: Empoli, Cittadella, Novara, Avellino, Perugia, Frosinone, Salernitana, Spezia, Entella, Carpi, Venezia, Parma. Domani alle 17:30 la partita del Manuzzi tra Cesena e Ascoli, invece dopodomani alle 20:30 Palermo, Provercelli. Andiamo a vedere la formazione, le formazioni ufficiali di Pescara e Cremonese. Partiamo con il Pescara: Pigliacelli tra i pali, difesa da destra a sinistra con Zampano, Bovo, Coda e Mazzotta. Brugman che è confermato nel ruolo di playmaker davanti alla difesa dopo la partita contro l'Entella. Le due mezziali saranno Koulibaly a destra e Valzania a sinistra. Scopriamo l'attacco che è il solito, con Capone e Del Sole ai lati del bomber Stefano Pettinari. Vediamo anche la Cremonese, anche in questo caso, come vedete, 4-3-1-2, Uicani tra i pali, Almici, Marconi, Canini e Renzetti in difesa, Pesce, Arini e Cavion a centrocampo, Piccolo alle spalle di Brighenti e di Paulinho, perché Mokulu, che aveva avuto qualche problema nei giorni scorsi, evidentemente non ce la fa. Allora Tesser preferisce schierare Paulinho al fianco di Brighenti. Ovviamente noi seguiremo la partita tra poco, tra pochissimo, con l'appuntamento con Diretta Stadio. Andrea Costantini in studio con gli ospiti, e ovviamente allo Zini di Cremona c'è il nostro Paolo Renzetti. Andiamo in Serie C, anche qui giornata di campionato, e poi ascolteremo le parole di Antonino Asta, che ha parlato questa mattina, perché domani il Teramo gioca a Pordenone. C'è già il risultato dell'anticipo di ieri sera di Ravenna. Il Ravenna ha battuto con un gol di Samb 1-0 il Modena. Domani alle 14:30 Albino Leffe, Gubbio, Mestre, Triestina, Pordenone, Teramo, come detto Sud Tirol, Bassano, Vicenza, Feralpi, Salò. Alle 16:30 San Benedettese, Padova. Alle 18:30 Renate, Reggiana. E alle, sempre alle 18:30 Sant'Arcangelo, Fermana. Riposa il Fano. Andiamo adesso a sentire le parole di Antonino Asta prima della partenza per il Friuli. Vediamo. No, i dubbi non, in questo momento non ne ho, spero che dalla prossima settimana di averne di più, perché vorrà dire che saremo a regime vuol dire con giocatori tutti in condizione in una certa maniera, allora lì sì, perché in questo momento ci sarà Barbuti, ci sarà Madio, ma non sono in condizione di giocare la partita, però averli in panchina e usufruire di quelli che saranno un minutaggio discreto è già qualcosa. Quindi non hai dubbi neanche sul modulo? No, sia sul modulo che sia sui giocatori che scendono in campo. Abbiamo provato in settimana delle situazioni di come si può mettere la partita, come è successo con Ravenna, e dobbiamo essere bravi. Non basta solo che io allenatore dico mettiamoci a 3, a 4, 2, così, dobbiamo anche lavorare in allenamento. Abbiamo lavorato su tre sistemi di gioco, poi non voglio mettere confusione al giocatore, ma deve avere un po' di certezza. Il nostro sistema è questo, 4-3-3, 4-3-2-1, però possiamo diventare un 4-4-1 e possiamo diventare anche un 3-4-3. In questo momento affrontiamo la squadra più forte, non perché è prima in classifica, perché ha delle certezze. Forse il Vicenza non è squadra nuova, Triestina squadra nuova, quelle forti. Questa è la squadra in questo momento più forte. Dire che non ho trovato difetti magari è una bugia, però ho visto una squadra veramente in questo momento la più forte, più compatta fisicamente, struttura, sa cosa deve fare in un certo momento, è la squadra più forte in questo momento assolutamente. Però da parte nostra non possiamo pensare di giocare come il secondo tempo di Ravenna, ma non di giocare a livello di qualità, di stare in campo. Noi dobbiamo concedere qualcosa agli avversari, dove purtroppo forse concederemo sempre come squadra che siamo, però concedi e crei. Allora siamo questi, allora mi sta bene, perché noi dobbiamo cercare di pensare di creare, perché se aspettiamo, ci difendiamo, siamo una squadra non pronta ancora per fare un tipo di gioco.
Sono 21 i convocati proprio dal tecnico Antonino Asta per la sfida di domani contro il Pordenone. Lì vediamo Calore, Lewandowski, portieri, Altobelli, Caidi, Pietrantonio, Sales, Speranza e Ventola, i difensori, Amadio, De Grazia, Graziano, Ilari, Paolucci e Kevin Varas, i centrocampisti, Bacio Terracino, Barbuti, che dunque torna tra i convocati esattamente come Amadio, Foggia, Fratangelo, Mancini, Sumare e Tulli, gli attaccanti. E con questa notizia noi chiudiamo il nostro telegiornale. Io vi ricordo, tra pochissimo inizia diretta stadio, ovviamente collegamenti dallo Zini di Cremona per vivere la partita tra Cremonese e Pescara. Il TG6 torna invece con la seconda edizione questa sera alle ore 19. È tutto, buon pomeriggio.